Sei città, le migliori sei città dove fare street photography nel 2024, secondo la mia opinione. Allora, voi mi conoscete, Francesco Veronino, street photographer napoletano, fotografo a Napoli, Londra, in giro un po' per il mondo. Sto realizzando il programma delle cose che voglio vedere e visitare nel 2024, siamo alla fine del 2023 e quindi ho tirato la lista delle migliori città dove fare street photography, secondo la mia opinione. E sono le città che fanno parte poi del mio programma 2024, cioè delle città che io intendo visitare. Qualcuna vi stupirà, qualcun'altra non vi stupirà, e quindi non mi voglio dilungare su questo. Voglio dirvi però una cosa: Francesco Veronino, street photographer napoletano, like preventivo, ricordatevelo sempre perché è fondamentale, così questo canale cresce e andiamo più veloci e possiamo, si aprono anche delle opportunità. Questo canale ha un server Discord. Ora voi penserete, che facciamo al server Discord? Tra di noi possiamo interagire, possiamo scrivere delle cose, possiamo scrivere dei consigli, ma soprattutto possiamo partecipare a diverse attività che io lancerò per il 2024, ma già ho iniziato nel 2023, con il tema Il Cerchio. Tema, ve lo dico subito, non banale. Voi prendete le vostre fotografie con tema Il Cerchio, le postate su Discord, io così ho la possibilità di guardarle, selezionerò le migliori fotografie e vi dico, cercate di fare un bel lavoro perché tutte queste fotografie selezionate poi saranno inserite in un video che andrà su questo canale. E non è detto che non ci siano altre attività, anzi è un modo per conoscerci, è un modo per alimentare sempre di più la comunità con interazioni, che è una cosa che mi fa molto piacere. Allora, detto questo, a bomba sul tema, sei città per la street photography che vi stupiranno e che non vi stupiranno, ma io voglio partire con quello che non vi stupirà, che non è Napoli, è Londra. Allora, Londra da sola varrebbe sei città. È una città molto differente, cioè che cambia costantemente nel tempo e nello spazio, quindi voi trovate di tutto. Trovate spot turistici, trovate spot non turistici, trovate l'innovazione e la tradizione, trovate la vita di tutti i giorni. Allora, è interessante tutta, è una città enorme, che è fantastica da guardare sia nel di sotto, che sarebbe poi praticamente le metropolitane, quindi tutti gli ambienti che consentono i trasporti, sia sullo skyline, che sono i grattacieli dai quali andare a vedere dei panorami che sono fantastici. È ovvio che gran parte poi verrà realizzata per strada, cioè voi farete la maggior parte dell'attività su strada. È una città non visitabile in tre giorni, cioè nel senso che se non sapete dove andare a fotografare in tre giorni, perdete il tempo. Io sono stato a Londra tantissime volte e devo dire che alla fine, ogni volta che vado, scopro spot che sono sempre più interessanti. E questa cosa mi fa comprendere che poi è facile cadere nel banale, proprio perché è una città iconica ed è una città dove ci sono veramente tante storie. Ve ne rendete conto se poi la conoscete un minimo di tessuto sociale della città. Ma è soprattutto una città nella quale poi molto spesso capita che la parte monumentale, quindi quella turistica, ha invece poi la prevalenza sull'attività invece fotografica, che trova gli spot più interessanti in luoghi che sono completamente differenti. Allora, questa caratteristica di Londra fa sì che io sia tornato più volte, ho organizzato delle Londra velata che sono fantastiche, la prossima tra le altre cose è 7-14 marzo, e 7-11 marzo, quindi un periodo abbastanza lungo dove poi chi viene con me sa che sono attività abbastanza fitte e quindi camminiamo molto e vediamo, perché ci tengo a vedere quante più cose è possibile, e bisogna andare mirati. Quindi è una cosa fantastica, ma dopo tanto tempo io ho capito che in qualche maniera ogni volta che torno inserisco un nuovo spot e ne levo probabilmente due, e quindi quelli veramente interessanti per la street photography non sono assolutamente tutti, non è andare in giro per la città, vi perdete un pezzo che invece per chi ama la fotografia è molto molto interessante. Detto questo, la seconda città che non vi stupirà è Napoli. Napoli è la mia città, la conosco bene. Molti mi hanno detto, dice, pensi che Napoli sia la capitale della street photography in Italia? Io rispondo in maniera candida, sì. Cioè, sì, perché dal mio punto di vista c'è uno spessore molto interessante su una serie di punti di cose. La prima cosa che si sottovalutano è le periferie. Allora, le periferie sono, secondo me, un insieme sociale molto interessante da
visitare, perché fa comprendere quanta cultura ci sia in quei luoghi e soprattutto quante attività sono fatte inclusive per i ragazzi, per le persone del posto. Tra le altre cose vi voglio dire, febbraio ci sarà il Carnevale di Scampia, quindi questo è per farvi comprendere tutto quello che si fa, Carnevale contro la Camorra, quindi è un carnevale molto interessante. Ma al di là delle periferie è il centro sono i napoletani, quindi assolutamente no le attività turistiche. Se siete fotografi non cercherete monumenti ma cercherete la realtà, vi potete fermare con tutti quelli che volete. È ovvio che in determinati posti ci sono personaggi potenti che secondo me vale la pena conoscere, in altri posti di meno, in alcuni posti è più facile entrare in quel tessuto e vi dico, capita spessissimo di poter entrare nei bassi e quindi fotografare personaggi particolari nei loro bassi, oppure di trovare degli spot interessantissimi. Oramai sono, secondo me, alla 30ª edizione, anzi di più, alla 50ª edizione di Napoli Velata, e devo dire, la cosa che mi piace è che poi quando le persone vengono a Napoli se ne vanno sempre con un'idea molto differente della città. Molto differente della città e con fotografie che evidentemente sono fotografie di relazione. Napoli è fotografia di relazione, a differenza di Londra, che invece è una fotografia meno di relazione, dove probabilmente la distanza è necessaria ridurla in altri modi, la distanza con le persone che fotografiamo. Allora, detto questo, voglio dirvi qualche cosa che vi stupirà. Cracovia. Ora, io ho inserito in questo programma tutto quello che io ho il desiderio di fare perché previsualizzo delle fotografie. Allora, Cracovia è uno di quei posti dove tra le altre cose andrò a febbraio a fare un giro di perlustrazione con mia moglie, quindi però stiamo parecchio tempo, quindi riuscirò anche a fotografare, a conoscerla bene, perché è uno di quei luoghi dell'Europa dell'Est che trovo molto interessante perché ovviamente ha delle sue tipicità ed è uno di quei luoghi che in qualche maniera sente poi la storia. Quindi abbiamo dal periodo nazista, quindi con Auschwitz, Schindler, con le fabbriche di Schindler, fino poi a una realtà che in qualche maniera si risolleva nel dopoguerra e che poi acquisisce una sua storia, una sua dignità, una sua bellezza, quindi vuole dimenticare quel passato, ed è anche quella una delle città che, per quanto noi immaginiamo siano fredde, invece io sono convinto, ma poi ve lo dirò perché voi sul canale sapete tutti i fatti miei, è una di quelle città dove secondo me è facile superare la soglia e quindi entrare in una confidenza, non con tutti, però superare quella cosa superficiale che noi immaginiamo. Questa cosa la farò, sono interessato a conoscere lì soprattutto le realtà dei giovani, quindi come si comportano. La Polonia è in generale un paese che è molto emergente, ripeto, io previsualizzo le fotografie, soprattutto previsualizzo il mood e l'atmosfera di quei luoghi. Passiamo dall'Europa dell'Est a quella dell'Ovest e quindi quarta posizione, Porto. Allora, io sono stato a Lisbona, tra le altre cose mi hanno rubato lo smartphone, la conosco bene perché ho girato un bel po', e anche lì ci sono spot interessanti, ma io sono convinto che sia più integra e più interessante Porto, che è una città probabilmente meno turistica, perché avete capito, io fuggo da tutto quello che è turistico perché mi sembra commerciale e svenduto, e invece cerco sempre posizioni che in qualche maniera sono particolari. Porto secondo me è un altro punto di cultura dell'Europa, cultura estrema, di storia differente ovviamente rispetto a quella dell'Europa dell'Est, ed è anche un luogo dove evidentemente la mia previsualizzazione cambia completamente atmosfera, cambia rispetto a Napoli o più o meno, diciamo, ma cambia perché sull'oceano, non è sul Mediterraneo, quindi mi aspetto altre luci differenti ovviamente rispetto a Cracovia, rispetto a Londra, rispetto a Napoli, ed è un luogo dove tra tutti quanti ho intenzione di mettermi alla prova. Quindi il vero luogo dove ho intenzione di mettermi alla prova è Porto, ci andrò probabilmente in primavera. Detto questo, Essaouira. Essaouira è quinta posizione, ma sapete, nel mio cuore. Io sono stato due volte per veramente parecchio tempo ed è una cittadina di 4-5 mila abitanti, quindi piccola,
è al centro del Marocco, vicina relativamente, perché ci vogliono 2 ore d'aereo, si arriva in poco. È una città fantastica, potete andare a vedere anche il mio video, tra le altre cose ne sto pubblicando altri su Essaouira. È una città fantastica, non conosciuta da quelli che hanno visitato il Marocco, e io vi devo dire, secondo me è un errore, perché è probabilmente uno dei luoghi più integri, meno turistici fino a questo punto, soprattutto se si va in determinati periodi dell'anno. E Essaouira non si può non visitare. Per quanto io, sì, quest'estate abbiamo visitato per esempio il deserto, quindi l'ho trovato interessante, però turistico, vi dico che Essaouira invece è completamente differente. È un luogo dove conoscete realmente la società, è facilissimo entrare ed integrarvi. È ovvio che, come tutti i luoghi, avere delle chiavi di entrata semplifica molto il percorso, perché magari molto spesso, come al solito, il tempo è poco e quindi dobbiamo giocarcelo bene e dobbiamo cercare di entrare subito nel contesto, perché altrimenti poi finiamo che fotografiamo le ultime 2 ore. Allora vi dico, Essaouira è un posto dove andare. Tolto questo, pensavamo, io e mia moglie, perché poi Cracovia lo visiterò con Lisa, quindi mi accompagnerà in questo percorso, tra le altre cose per una settimana, quindi devo capire bene, però volevamo capire qualche cosa, e quindi a un certo punto io ho pensato dove vorrei andare a fotografare in Italia, e qui la cosa secondo me vi stupisce. Ho scelto Lecce perché ha anche lei delle sue caratteristiche. La prima è che ha questa architettura fantastica dal mio punto di vista. Io non l'ho mai visitata, quindi sono arrivato a Brindisi, Bari la conosco benissimo, però Lecce mi sembra uno di quei luoghi, infatti dicono la Firenze della Puglia, no? La Firenze del Sud, è uno di quei luoghi dove è storico ed è rimasto, io ripeto sempre, integro, cioè il fatto di non avere un'omologazione, che è una cosa che secondo me il fotografo dovrebbe cercare, perché questo vuol dire in qualche maniera andarne a riconoscere un'identità. Detto questo, Lecce andrò fine anno, quindi sarò lì per Capodanno, per 3-4 giorni a Capodanno. E sarà il modo di conoscere anche ovviamente la popolazione. Io ve lo dico, mi fa piacere se c'è qualcuno di voi pugliese che lì mi vuole accompagnare in questa conoscenza. Sono sicuro che alla fine la conosceremo insieme e che quindi ci permetterà poi di entrare nel contesto reale della città. È secondo me un bel periodo per andarla a visitare, però Lecce mi attira un po' di più rispetto a tante altre città che sono fantastiche, io non lo metto in dubbio, però che dal punto di vista fotografico devono avere poi delle caratteristiche specifiche. Mi attira di più anche perché non è meta diretta di tantissimi fotografi, quindi io che cerco sempre, quando c'è un evento, di andare esattamente nella direzione opposta, e chi mi conosce su questo canale lo sa, trovo in Lecce il luogo dove posso probabilmente esprimermi. Vi dico che volevo allungare e quindi andare anche in Albania a prendere il traghetto, ma come al solito da solo si possono fare certe cose, in compagnia un po' di meno, però sarà sicuramente l'occasione per conoscere qualche cosa di interessante. Avevo il dubbio, se voi me lo chiedete, tra Lecce e Livorno, però preferisco fare cose che sono un attimino fuori dal coro, quindi dal punto di vista fotografico non mi dite quella è bella o quell'altra è brutta, perché per me qualsiasi posto al mondo visto con gli occhi giusti è bello, però io dico cosa nella realtà mi attrae, di quali sono le città per la street photography che mi attraggono e quelle che visiterò nel 2024. Allora, questo è il mio programma, ovviamente fatemi sapere i commenti. Ragazzi, lo so che ne ho tenute fuori tante, Berlino è una, ora mi direte vai a Berlino perché è bellissimo e così via, ma come vedete io cerco in qualche modo città che abbiano una dimensione umana, sono bellissime le architetture, però io cerco individui, e quindi la ricerca di individui è un po' differente rispetto alla bellezza tipica della città. Ragazzi, come al solito è stato un piacere stare con voi.
per queste quattro chiacchiere. Ditemi le vostre e poi venite sul server Discord, perché secondo me ne vedremo delle belle. Io ve lo dico sinceramente. Ragazzi, a prestissimo, ci vediamo prossimamente.